Buonasera alle 23:34 in diretta su Rete 8 Sport. Dunque, una partita complicatissima risolta nel finale dalla prodezza balistica di Luca Valzania. Questo è il settimo successo stagionale per il Pescara, il secondo consecutivo all'Adriatico, la prima volta che accade, per di più senza subire gol. Buonasera a Gianluca Colonnello, Buonasera. buonasera Gianluca, buonasera Walter Nerone. Buonasera, Buonasera buonasera. Walter. Beh, insomma, in definitiva il Venezia ha giocato meglio, il Pescara ha vinto, potremmo metterla così? Sì, si può riassumere anche così. Il Venezia ha disputato una gara molto intelligente, ha avuto delle palle gol molto importanti. Diciamo, sono da prendere i 3 punti stasera. Erano molto importanti perché ora il Pescara, tra virgolette, bisogna ricordare, è a 2 punti dai playoff, quindi ha tutto il tempo per recuperare anche tantissimi infortunati, perché sappiamo tutti Certo. che si giocherà il 20 di gennaio, quindi c'è tutto il tempo per riorganizzarsi e cercare di migliorare tante cose. La tua chiave di lettura, Walter? Bah, molto simile, anche perché voglio dire, la partita non è che ha offerto chissà quali. Personalmente credo che il Venezia sia stata punita anche dalla sua poca propensione al rischio. Venezia è la terza difesa, direi la seconda, perché ce ne sono due a 17 se non sbaglio, la Sì. terza difesa della Palermo e Parma con 17 gol subiti. 17, ecco, è la terza difesa del campionato, però ha un attacco, credo, a livello di Ascoli e Ternana. Stasera, dal vivo, si è visto anche il perché. Cioè, Certo. la propensione al rischio è davvero, considerando che poi in panchina hanno uno che invece la propensione al rischio era, diciamo, era il suo biglietto da visita. Avesse rischiato un po' di più, temo che per il Pescara si sarebbe complicata la vita. Però è anche vero un'altra cosa, che per l'ennesima volta il Pescara, zero o un gol, porta a casa il risultato. Assolutamente, perché nelle ultime 3 partite, 7 punti, grazie alle vittorie contro il Novara e questa sera contro il La miglior Venezia, serie e il pareggio di Ascoli. E insieme a quella di Cremona, Parma e Carpi, no? Carpi, è vero. E con lo stesso numero di gol sostanzialmente. Assolutamente, sembra una squadra, beh, insomma, tutto si può dire di Tom questo Rosati, Pescara, tranne che sia ma quello Zemaniano, no? Ma questo lo è lo sappiamo. stadio di Tom Rosati, no? Certo. Adesso non so quale annualità ricorre, però. È vero, assolutamente. Tra l'altro, ascolteremo i passi più significativi della conferenza stampa, delle 2 conferenze stampa di Zeman e di Filippo Inzaghi a fine partita. Inzaghi, naturalmente, molto rammaricato, però ha detto: quando si crea tanto, la colpa è solo della squadra che crea, non riesce a concretizzare. Quindi è chiaro, sì, dovevamo stare 0-3, ha detto a fine primo tempo. Alla fine usciamo sconfitti da questo confronto, ma la colpa è solo e soltanto nostra. Allora, diamo lo sguardo ai risultati di questa giornata, tra l'altro l'ultimo impegno del 2017 per tutte le squadre, 21ª giornata, ultima del girone di andata, si riprenderà il campionato il 20 gennaio, il Pescara sarà di scena a Foggia, poi nella seconda giornata ci sarà l'anticipo con Perugia venerdì 26 gennaio alle 20:30. Allora, Avellino Ternana 2-1 a Brescia, prima vittoria per l'Ascoli targato Cosmi, 1-0 il verdetto finale. Deciso nel primo tempo Buzzegoli. Carpi Bari 0-0, Cremonese batte Cesena 1-0, il solito Paoligno a togliere le castagne dal fuoco per quanto riguarda la squadra di Tesser, poi Entella Novara 2-1. Tra l'altro questa è una vittoria importante per l'Entella in rimonta, perché il Novara aveva sbloccato il punteggio con Dijkman, e poi ci sono state le reti della Zanzara, De Luca e di Lamantia. A Foggia, Frosinone batte Foggia 2-1, malgrado il Foggia fosse andato in vantaggio, poi c'è stata la rimonta del Frosinone con i fratelli Ciofani, Daniel e Matteo. Palermo Salernitana 3-0, la Salernitana ha giocato per buona parte della ripresa dall'ottavo minuto del secondo tempo in 10 uomini, espulso Luigi Vitale, tra l'altro in Abruzzo ha giocato nel Lanciano nella stagione 2007-2008, il Palermo era già in vantaggio per 1-0 e poi ha dilagato segnando altre 2 reti. Parma Spezia
Venezia 0-0 giocata ieri. A Perugia, Empoli batte Perugia 4-2 e questa è la prima vittoria per l'Empoli targato Andreazzoli, che ha sostituito l'esonerato Viverini. A Vercelli, Cittadella batte Pro Vercelli 2-1, Pescara batte Venezia 1-0, gol partita firmato dal 41esimo della ripresa, tra poco lo vedremo, da Luca Valzania, al terzo sigillo stagionale. Vediamo la classifica. In testa il Palermo, campione d'inverno, con 39 punti, Frosinone 37, e c'è già una forbice tra la prima e la terza, sono già 5 i punti che separano il Palermo dall'Empoli. Empoli terzo in classifica insieme con il Bari a quota 34, Parma 33, Cremonese e Cittadella 32, Spezia 30, Venezia e Carpi 29, Pescara 28. Dunque il Pescara in questo momento è a 2 punti dai playoff. Salernitana 26, Avellino 25, Perugia, Novara ed Entella 24, Brescia e Cesena 23, dunque la zona calda della graduatoria. Foggia 22, Ternana 21, Ascoli 20, chiude la Pro Vercelli con 18 punti, già 2 sconfitte in altrettante partite per la Pro Vercelli del neotecnico Gianluca Zori. Commento sulla classifica a fine girone di andata, Gianluca e Walter. Gianluca? Penso che la classifica sia veritiera. Tutti sapevano che sia il Palermo, il Bari, il Frosinone hanno dei grossi organici, sì. E quindi i pronostici a oggi sono rispettati, però bisogna aspettare fino alla fine, perché per la promozione ci sono delle squadre, vedi Bari a 34, Empoli, che possono lottare fino alla fine per il salto di categoria. Per alta classifica, diciamo, è un bel campionato. Sì. Un po' deludente nella parte bassa della classifica. Ora si è ripreso un pochino con Cosmi Lascoli, ha dato soprattutto quella determinazione che mancava. Tra virgolette, anche i cambi dei tecnici della Salernitana, perché sì. 41 viene da 2-3-0, da due brutte sconfitte, e anche Azzori con la Pro Vercelli, quindi a oggi non hanno portato questi cambi, tranne Lascoli, dei punti. Però diciamo, è un campionato veramente, veramente strano, perché ho visto prima nella zona bassa della classifica, in 10 punti, in 5 punti ci sono 10 squadre. Sì, quindi secondo me fino alla fine ci saranno delle grosse sorprese. È sempre il solito campionato di Serie B, secondo te, Walter, o quest'anno diciamo che è più marcata questa particolarità? Ma oddio, sì, in effetti, se vogliamo, lassù in cima, con qualche diciamo differenza in quello che poteva essere una gerarchia iniziale, più o meno ci stanno quelli che ci dovevano stare. Sì. L'intruso può essere Cittadella, la Cremonese, se vogliamo, ma stiamo già diciamo in una fascia da playoff sì, playoff no. Là dietro, tutto sommato, anche questo ci può stare. Quello che vedo io però è che si cominciano a scavare i fossi là in mezzo. Qualche solco, eh? Sì, e comincia a prospettarsi. Adesso il mercato, non so se qualche squadra, perché poi a primavera alcune squadre tendono a venire fuori. Storicamente c'è sempre una sorpresa della seconda parte di stagione. Qualcuno probabilmente perderà un po' il ritmo. Però la sensazione mia è che se va incontro a un campionato che si spaccherà vistosamente. Speriamo che non succeda troppo presto, perché ci ritroveremo con una collezione di partite tipo l'anno scorso la Serie A, con una collezione di partite con niente in palio. Vero. Però che poi possono creare effetti perversi. Però quest'anno è un po' strano il campionato. I 5 punti che dici tu vanno bene, però se si crea il mucchietto dei play-out, quelle nella terra di nessuno poi vanno a giocare. Però a oggi, però a oggi il campionato come ho detto prima è strano, e non bisogna dimenticare che il Palermo ha un'istanza di fallimento. Quindi bisogna prendere anche, perché negli ultimi anni bisogna monitorare la situazione, sempre. Oddio, stare lì fino alla fine. Che i regolamenti sono particolari. Se il Palermo fallisce in corso di stagione, ed è un fallimento pilotato, non tipo Modena, per capirci, no? Certo. Ecco, il Palermo riconserva tutti i suoi titoli. No, se arriva una nuova proprietà,
prende la squadra così com'è, con i debiti. Magari potrebbero esserci delle ripercussioni. Ho giocato in società. Magari tu ne sai qualcosa. Sì, insomma. Sì, ricordo anche la San Benedettese. Infatti, il caso eclatante. Sì. Ricordo, vabbè, ci fu anche un'autogestione. Lo stesso Pescara, insomma. Sì, sì, andiamo a vedere in casa altrui. Ce l'abbiamo avuto noi. Anche il Pescara. Noi siamo stati però l'unica squadra nella storia, a livello professionistico, nella storia di tutto il mondo, autogestita, che si è salvata. Ricordo perfettamente quell'anno. Diciamo che ci sono delle situazioni che poi gli stessi dirigenti accompagnano al fallimento, sì, in corso di stagione, perché è anche un modo per creare le condizioni per un subentro immediato. Però noi non sappiamo i particolari, certo, i particolari rispetto a certe cifre, sì, sono più dialoganti, perché si creano dei danni economici notevoli. Sì. A noi ci interessa quello sportivo, però ecco, far saltare una squadra di Serie B a campionati in corso crea uno sconquasso economico notevole, problemi a decine di giocatori. Quindi si tende in corso d'opera ad aiutare, ad accompagnare. Però a livello professionistico abbiamo visto il Modena. Però insomma, la situazione non mi pare la stessa. Comunque staremo a vedere quello che succederà. Comunque, per quanto riguarda il Pescara, lo possiamo dire senza tema di essere smentiti, senza fare nulla di trascendentale: 28 punti a due lunghezze dai playoff. No, mi pare che questa sia un po' la sintesi. Mi pare i punti con i quali Zeman poi 5 anni fa, sì, fece la sua impresa nel secondo girone di ritorno. Credo proprio gli stessi, se non una differenza di un punto in più, un punto in meno, se non ricordo male. Ma tu dici l'anno di Pescara? L'anno di Pescara 39 punti a fine girone di andata. Il Pescara 39, di 39 punti. Allora, cioè, ho letto male. Stavo parlando. 1-0 per 9. Come 39 punti. Come il Pescara gira a 28 punti, gli stessi punti ottenuti dal Pescara di Baroni nella stagione 2014-2015. Sì, poi andammo ai playoff avevo fatto confusione. Alla vigilia dell'ultima di campionato, quando ci fu l'esonero dopo Varese. Il succo è. C'è una posizione che ti consente è chiaro. Di fare di tutto, nel bene e nel male. Assolutamente. Andiamo prima al telefono e poi le immagini di questa partita. Pronto Rete 8 Sport? Ciao Massimo, sono Ivan da Pescara. Ivan? Sì. Ciao Ivan. Ivan da Pescara. Ciao Ivan. Ti prego, non le mandare. Non ho capito. Non mandare le immagini, perché è una squadra scandalosa, quella vista stasera. Veramente una squadra scandalosa, non è il gioco di Zeman, tremano tutti secondo me contro l'allenatore. Io non riesco, non lo so. Vabbè, questo è il tuo punto di vista. Perfetto, vuoi aggiungere qualcos'altro? È il tuo, dimmi il tuo. Beh, il mio, io non sono assolutamente d'accordo con quello che dicevi, che la squadra Remi contro l'allenatore, altrimenti oggi avrebbe perso 4-5-0. Cioè, non mi pare che sia questo il caso. Ma, scusa se mi permetto, insomma, di dissentire. Però. No, ognuno ha il suo parere. Okay. Per carità. Per carità, ma un crescenzi, abbiamo visto. Abbiamo visto un crescenzi. Abbiamo fatto una verticalazione, ma come? Il gioco di Zeman, dove sta? Cioè Crescenzi, non ho capito, che cosa avrebbe fatto? Cioè, che cosa c'è da imputare a Crescenzi? Scusa, non riesco a capire bene. Massimo, spiega però, perché se no non è chiaro. Per te è una partita che ha fatto Crescenzi. Cioè Crescenzi ha giocato contro l'allenatore. No. Cioè, non ho capito bene. No. Vabbè, no, guarda, facciamo così, Ivan, tu rimani della tua idea. Poi alla fine sono i punti che, insomma, hanno una certa rilevanza nel gioco del calcio. Mi pare che in queste ultime tre partite siano arrivati 7 punti. Certo, senza brillare, anche se col Novara nella prima parte il Pescara ha giocato una buona partita, contro l'Ascoli, e questa sera sono d'accordo con te, il Pescara non ha brillato, sul piano del gioco è stato anche piuttosto deludente, però alla fine contano i risultati. Grazie per questo intervento. Allora andiamo a vedere intanto i due schieramenti, perché tra l'altro Zeman non si è mai lamentato, ma oggi c'erano 12 assenze.
Certo, molti giocatori hanno giocato poco per via dei vari infortuni, però vorrei ricordare proprio le defezioni: Pigliacelli, Ganz, Campagnaro, Selasi, Cappelluzzo, Lattelat, Benalì, Bobo, Fornasier, Zampano, Stendardo e lo squalificato Carraro. 12 assenze. Quella di Benali si può considerare un'assenza. Delle altre me ne dici una. Beh, Fornasier. Fornasier è un'assenza. Titolare. Beh, le ultime partite sì. Ultimamente Walter, ha giocato perché ne mancavano tre. No, le ultime partite ha giocato anche buone partite. Mica dico che ha giocato male. No, per carità. Però sembrano 12 fortuni. Beh, sono sempre 12 giocatori che vengono meno. Cioè, Zampano, Carraro stava giocando. Di quelli che Zeman metterebbe in campo senza sapere se gli altri stanno bene o male. Io sono d'accordo con te, però oggi, pronti via, Zeman aveva a disposizione solo tre centrali di ruolo. Quando pare gliene avanzava. Coda, Perrotta e Elisalde in panchina. C'è una cosa che stiamo sottolineando. In queste partite che all'amico nostro, che Ivan non apprezza, abbiamo fatto 7 punti. Infatti. Io metto la firma per 10 partite da 1-0. Sono d'accordo con te. Perché io sono, cioè, se la memoria mi, diciamo, mi sorregge stavolta, credo di sì. Le belle partite con il Frosinone. Bravissimo. Bella partita col Frosinone. Sono d'accordo. Cioè, se quella è bella. Certo. Ben vengano Salerno, queste brutte, magari. A Salerno. Dopodiché, di questi 12 assenti, faccio notare un altro particolare: le ultime tre partite Zeman la panchina l'ha portata per farsi compagnia, per non rimanere solo con il suo amico, il secondo Cangelosi, perché ha improvvisamente ha smesso di fare sostituzioni. Sì. Dalla partita col Novara ha smesso di fare sostituzioni, anche oggi ha fatto una sostituzione, diciamo, di quelle che non cambiano granché. Beh, però insomma è entrato bene. Ma no, io non dico che abbia fatto in male. In partita Balz. Normalmente quando una partita non si schioda dall'equilibrio, si fa un cambio che cambi qualcosa, che porti, si mette dentro qualcosa di diverso, no? Non c'era granché, evidentemente. Ma nelle altre circostanze, secondo me l'unica vera assenza di cui possiamo parlare, con tutto il rispetto per gli altri. No, ma noi lo diciamo per dovere di cronaca, non per altro. Cioè, erano 12 giocatori, molti dei quali erano assenti da tanto tempo, per carità, però insomma, voglio dire, alla fine c'erano tre centrali a disposizione soltanto. Se si fosse fatto male uno dei centrali, sarebbe stato comunque un problema, perché Lisaldi ha giocato poco. Bobo si è operato. Bobo mi dispiace, per carità di Dio, ma non mi pare che abbia intervento di pulizia al ginocchio, sarà a disposizione tra 45 giorni, due mesi al massimo. Allora andiamo a vedere intanto le schermate. Abbiamo detto le 12 assenze nelle fila del Pescara, le novità, quella sostanziale, il rientro di Proietti, cui Zeman ha affidato i compiti di regia. Proietti che era assente dal 16 settembre, ovvero dalla quarta giornata, quindi tre mesi e mezzo di stop causa infortunio, prima al ginocchio, poi infortunio di natura muscolare. E poi Zeman ha rilanciato Capone in attacco nel tridente completato da Mancuso e Pettinari, il rientro anche di Perrotta dopo la squalifica che gli ha fatto saltare la sfida di Ascoli. Questo l'11 schierato da Zeman, vediamo come ha risposto il Venezia. Assenti Domizzi e Falzerano assenza pesante perché ha un cambio marcia che forse non ha in altri interpreti Pippo Inzaghi, soprattutto a metà campo. Panchina per Giuseppe Zampano e Zigoni, ebbene un 5-3-1-1, 5-3-2 o 3-5-2, insomma, che dir si voglia, con Marsura, questa è la novità, al fianco di Moreo, ma in realtà Marsura poteva svariare su tutto il fronte offensivo ed è stata una spina nel fianco della difesa biancazzurra, soprattutto nel primo tempo. Bruscagin da centrale a terzino destro, in realtà Bruscagin anche a Latina ha spesso ricoperto questo ruolo, quindi esterno alto insieme con Garofalo. Altra novità in mezzo al campo, Fabiano che ha giocato con Pinato e Bentivoglio, e poi entro in difesa nel trio di centrali di difesa di Modolo, il capitano del Venezia. Possono partire le immagini: nel primo tempo solo il Venezia, di fatto con diverse occasioni create, due legni colpiti dalla formazione di Pippo Inzaghi che non vince dal 12 di novembre. 1-0 sul Perugia, 5 pareggi e una sconfitta nelle successive 6 partite. In questo lasso di tempo ha fatto fino anche meglio il Pescara con 8 punti
conseguiti. Ecco qui la prima occasione di Fabiano, tutto solo, colpisce male il pallone che poi si infrange sul palo, scheggia il palo, quindi il colpo di testa di Bruscagin, il tentativo di Mazzotta, agevolmente controllato il sinistro dal portiere della Juventus in prestito al Venezia, Audero, italo-indonesiano, classe 1997, ci prova Pinato, giocatore ex Lanciano nel 2014-2015, scuola Milan, e poi ancora il destro di Marsura con la palla che sfiora il palo della porta di Fiorillo, ancora Venezia, il cross sempre di Marsura, il colpo di testa di Pinato, Fiorillo pietrificato al centro della porta, la palla danza sulla linea, quindi un regalo da parte del Venezia, un retropassaggio avventato, non ne approfitta Pettinari, molto bravo però nella circostanza il portiere del Venezia, poi ancora nel finale di frazione svirgola da posizione più che privilegiata il numero 14 Pinato, si chiude qui il primo tempo, quasi per caso si chiude solo 0-0, nella ripresa rischia tantissimo Crescenzi, la trattenuta prolungata, reiterata direi, ai danni del capitano della Venezia Modolo, a Battista di Molfetta, lascia proseguire, sospiro di sollievo, poi il tentativo dalla distanza, un gran sinistro di Fabiano con la sfera che sfiora la traversa della porta di Fiorillo, inquadrato Fabiano, ex giocatore della Pro Vercelli, bravo qui Brugman, partita in ombra a dire il vero da parte del capitano, l'appoggio per Pettinari, il suo destro non è irresistibile, la palla termina al lato, poi sul versetto opposto ancora bravo Marsura che salta a coda, il suo destro viene bloccato agevolmente da Fiorillo, il Pescara sul versante opposto con questo destro di Brugman quasi pasticcio di Audero che rischia davvero la frittata, il gol del Pescara, scivola Zigoni entrato in corso d'opera, gran destro, davvero una prodezza balistica di Luca Balzania, un autentico gioiello, terzo sigillo in campionato per il classe 96 di proprietà dell'Atalanta, qui il Pescara potrebbe anche raddoppiare, recupera palla in pressing, Brugman per Balzania, passaggio ritroso a sbilanciare la difesa avversaria, il controllo di Baez che aveva rimpiazzato Mancuso, il sinistro a fil di palo, sfortunato il giocatore uruguaiano, finisce qui la partita decisa da una prodezza, ripetiamo, balistica, da un gran gol di Luca Balzania. Gol pazzesco. Super gol, molto importante, gol da tre punti, bisogna continuare così, bisogna migliorare sotto il profilo del gioco e della determinazione, perché non sempre accade come è accaduto oggi, 9 volte su 10 il palo, cioè situazioni del genere, la palla va dentro, o diretta o tocca il portiere e va dentro. Soprattutto nella seconda occasione, no? il colpo di testa di Pinato, insomma di solito il portiere devia il pallone in fondo al sacco, no? È rimasto proprio pietrificato, invece la palla ha danzato su tutta la linea. L'immobilità ha premiato, perché se poco fa infatti, quel mezzo passo indietro per recuperare la posizione. Soltanto a muovere. Combina il assolutamente. Vabbè, ma voglio dire, la fortuna o la casualità, chiamiamola come ci pare, fa parte del gioco, come fa parte. Non possiamo dire che la fortuna aiuti in questo caso gli audaci. No, in questo caso, vabbè, ma io non vedevo gli audaci, non c'erano gli audaci. In questo caso non c'erano gli audaci. Certo. Io sono d'accordo con Inzaghi, il Venezia la poteva vincere. Certo. Facendo molto poco ha creato i presupposti. Però se avesse attaccato con uno o due uomini in più in certe situazioni, forse, dico forse, la partita la poteva far sua. Devi avere qualche volta devi anche azzardare un po'. Il paradosso è che nelle partite in cui azzarda di meno il Pescara de Zeman raccoglie punti. Assolutamente. Questo diciamo, è paradossale, magari fa storcere la bocca. Poi tra l'altro due minuti prima del gol partita c'era stata una clamorosa occasione fallita da Gecko, attaccante spagnolo con passaporto svizzero che era entrato proprio da qualche minuto, tutto solo davanti a Fiorillo, ha spedito alto da ottima posizione, proprio sotto misura. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, sono Giuseppe. Salve Giuseppe. Che mi conosci? Adesso però non riconosco il timbro. Se allora, vai avanti magari forse ti riconosco. Allora, io ieri ti avevo detto che il Venezia avrebbe Giuseppe perso. Del Re, il re dei pronostici.
mica tanto, però. Allora, ti avevo detto che il Venezia avrebbe perso perché veniva da 5 pareggi e una sconfitta, e quindi era ora che perdeva. Ah, calcolo, cioè, delle probabilità, dico, la logica mi sfugge, no, però come sfugge il calcolo delle probabilità, ma se scusa 5 pareggi una sconfitta, allora avrebbe dovuto vincere la scusa. Legge grandi numeri, no 5 pareggi, dopo 5 pareggi ci sta una sconfitta. Ho capito. Vabbè. Poi se Inzaghi non impara un po' di calcio, nel senso che manda davanti qualcuno a fare i gol, è vero che ne ha presi pochi, ma è vero pure che ne ha fatti pochi, o no? Quello che ho detto prima. Sì, ne ha fatti pochi, però oggi io mi aspettavo per esempio una squadra che erigesse barricate per come era stata presentata la formazione del Venezia. In realtà a me ha fatto un'ottima impressione, devo dire. Un'ottima impressione, sì. Io sono a centrocampo onesto. Erano in 5, stavano benissimo a centrocampo, ma non venivano avanti. Sono venuti forse qualche volta, però non hanno avuto, diciamo, fortuna. Poi la fortuna va da una parte, una volta da una parte, una volta dall'altra. Certo. Beh. Stavolta è toccata a noi. Ah, sì, beh, assolutamente. Oh. Se la mettiamo su questo piano, sono d'accordo. Poi il pallone rotondo, prima o poi entra da una parte e dall'altra. diciamo pure quei signori che ti ha telefonato prima, che insomma, si vince, si perde e non va bene, si vince e non va bene. Ma datevi una calmata, datevi una mossa, porca miseria. 3 partite, 7 punti, che volete di più? Siamo a posto. Assolutamente. A 2 punti dalla zona promozione, andiamo avanti, piano piano. La fredda legge dei numeri, siamo assolutamente d'accordo. Bravo. Che poi sono quelli che contano nel calcio. Però bisogna migliorare, l'ho detto anche Zeman, insomma, squadra deve migliorare tatticamente, poi lo ascolteremo. E certo, migliorare tatticamente, perché questi ragazzi veramente ci stanno provando in tutti i modi. Qualche volta ci hanno messo di meno, qualche volta ci hanno messo di più, ma questa volta mi pare che Balzania, gli vogliamo dare un 8,5, 9 o no? Beh certo, come no? Anche 10, Anche 10, perché quello è un Eurogol. Assolutamente. Grazie Giuseppe. Ciao Massimo, grazie. Tanti saluti a Colonnello. Ciao, buonasera, grazie. Ciao, ciao. Ciao. Promosso generale ormai. grazie a Giuseppe. Allora, mi sa, sì, dobbiamo andare in fascia, credo. Sì, ho visto proprio un messaggio da parte della regia. Fascia, ha detto la regia, cioè ha scritto minaccia. Fascia una minaccia. Quindi fascia pubblicitaria, linea Danilo Cinquino. Eccoci qui, allora, mezzanotte e... vediamo un po', sì, mezzanotte e sei minuti in diretta su Rete 8 Sport, consueto approfondimento sul Pescara che ha battuto, come sapete tutti, il Venezia 1-0, gran gol di Balzania al 41esimo della ripresa, partita complicatissima. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport? Ciao Massimo! Chi sei? Sono Mario. Massimo. Ciao Mario, ciao Mario. Che non abbassa la televisione, fa pure rima. Ciao Mario. Ciao. Senti una cosa Massimo, ma stasera che c'è lo scrittore del centro là, il signore quello che scrive al centro, al Tempo, dove scrive? Beh, qua stiamo parlando di un giornalista. Allora Mario, allora tu hai già capito, non devo aggiungere altro. Hai già capito, altrimenti sì. La telefonata viene subito, no? Come si dice, chiusa. Allora, se vuoi fare una domanda, senza fare ironia, allora ci siamo. Altrimenti chiudiamo qui. Va bene. Va bene? Ho sentito, ti ha fatto una buona impressione il Venezia. Ma in fase di non possesso. A me? Tu l'hai detto, no? Sì, a me invece ha fatto una buona impressione anche in fase di possesso palla. Oddio, cosa ha fatto più di noi? Scusa, a parte quelle due azioni, i due pali. Vabbè, quindi insomma, Mario, andiamo al dunque, perché tu la vedi in un modo o in un altro. Certo, a me non mi ha fatto una buona impressione. Perfetto, vabbè, rimaniamo di due idee diverse. Poi? Sì, poi niente, ma...
la responsabilità di questo schifo del Pescara di chi è secondo voi? La responsabilità? Rivolta a tutte e tre. Di questo Pescara così scadente. Scadente? Almeno nei punti, perché meritavamo una decina di punti in più, dai. Cioè, per come, cioè, tu allora ritieni che la squadra sia talmente forte da meritare almeno 10 punti? No, io non dico che sia talmente forte, è qua il palinghippo, capito Massimo? Ah, ecco. Allora, perché se fosse forte, però noi ci mancano almeno una decina di punti, nonostante tutto, non so se sei d'accordo questa volta, ma posso parlare seriamente, no? Sì. Allora, se tu vedi tutte le partite che ci hanno recuperato, che vincevamo 2-3-4-0, poi certo, abbiamo pareggiato, perso, rischiato di perdere, insomma. Qual è il motivo, secondo voi, di tutte e tre? Questa è una domanda che rivolgo a tutte e tre. No, allora facciamo così, siccome le domande di solito le faccio io, allora dici il tuo pensiero e poi magari apriamo una discussione. Il mio pensiero? Il mio pensiero è che la squadra non è stata fatta bene, in maniera equilibrata. Cioè, per quanto riguarda l'allenatore, che tu sai bene, a me non è che piaccia più di tanto, però non ci abbiamo le due ali assolutamente. Questa sera addirittura ha fatto una buonissima impressione Paez, che dopo aver visto, dopo esserci intossicati con Manguzzo per tutto il campionato, sembrava che fosse entrato veramente il risolutore di tutti i mali del Pescara. Comunque ci mancano tutte e due le ali, ci manca almeno una mezzala buona, perché sì, Valzaria, se ci si potesse lavorare, è l'unico dei centrocampisti che può giocare da mezzala. Un centrocampista forte di quantità ci manca e uno stopper non ce l'abbiamo. Cioè praticamente il Pescara gioca senza difesa. Nonostante ciò ci mancano 10. No, non gioca senza difesa, gioca che praticamente adesso a febbraio ci abbiamo due difensori centrali contati. Sì. Se no contameli tu, non lo so. Tu mi hai detto, dimmi a me, dimmi tu quelli sono le problematiche del Pescara. Perfetto, no, ecco, vedi, adesso ci siamo, tu hai detto la tua, io convengo con quanto da te asserito, ti ringrazio per questa telefonata, auguri di buon anno Mario. Allora, grazie, la discussione, auguri a tutti voi. Apriamo la discussione con Gianluca e Walter, io sono d'accordo, soprattutto insomma davanti probabilmente mancano uno o due esterni di spessore rispetto a quelli che ci sono in organico, perché probabilmente insomma Mancuso sta un po' deludendo, diciamola tutta. Capone magari è troppo giovane e forse non è un vero esterno di ruolo, un giocatore di prospettiva, e a metà campo manca probabilmente, anzi senza probabilmente, una mezzala, anche in questo caso di spessore. Siete dello stesso avviso? Quindi è un mezzo miracolo se stiamo là. Secondo me sta facendo bene. Sono d'accordo anche lo spettatore. Secondo me sì. Stiamo facendo le nozze con i fichi secchi, con tutto il rispetto per i ragazzi. Ma parliamoci chiaro, la metà di questi ragazzi l'anno scorso che campionato faceva? Assolutamente. Cioè, se noi, allora, il discorso è questo. Noi dobbiamo fissare l'obiettivo. Se l'obiettivo è la promozione in Serie A, questa squadra non è adeguata. Se invece ma non lo era quello, neanche ad agosto, esatto, non so se, che ci pensava, esatto, o ci se credeva. Invece la squadra, diciamo che la squadra deve fare un buon campionato, lo può fare e magari può anche crescere per arrivare al settimo ottavo posto. Può arrivare ai playoff dove a giugno incombente, mondiali che distraggono qualcuno, eccetera, certo. Hai visto mai, indovini, tre partite, tre secche, certo, dove la forma fisica diciamo gioca un ruolo importante, perché chi corre di più a giugno a mezza partita risolta, però voglio dire ad agosto scorso questa squadra dove stavano i requisiti per, certo, non dico per vincere il campionato, ma per arrivare nelle prime cinque? Io non li ho mai visti. Poi è chiaro, c'hai una covata di 10 ragazzi che vengono dalla primavera o dal non giocare o un paio dalla Serie C, te ne escono tre buoni, come la storia ci ha insegnato di recente, te ne escono tre buoni e diventi e fai il capolavoro. Però, voglio dire, non è che ogni volta che pigli 10 giovani te ne escono tre buoni. Certo, allora certo, mettiamoci l'anima in pace. Io dico che...
Questa squadra è diciamo, Sebastiani in qualche modo ha fatto un capolavoro che si sta ritorcendo contro di lui. Perché l'anno scorso, quando ha chiamato Zeman, ha giocato un jolly che gli ha garantito il finale di stagione, diciamo, senza troppe sofferenze, nel senso polemico, diciamo, di velenio, eccetera. Perché Zeman era una garanzia per il futuro. Sì. Quella bella mossa poi purtroppo si sta ritorcendo contro di lui, perché? Perché Zeman in Serie B vuol dire per molti il campionato lo vogliamo vincere. E invece, non è così scontato. Invece non è così. Beh, ma ci non vogliono era sempre neanche, gli interpreti ma giusti. Era no? Evidente che non era neanche nei piani, no? Perché certo. L'altra volta Zeman si portò 2-3 dei suoi, che poi furono tutti importanti, ma erano giocatori già collaudati. Per Balzano, lui lo conosceva bene, Bocchetti lo conosceva bene, Togni lo conosceva poi bene, c'erano giocatori Insigne, che, ma c'erano giocatori bene. Che avevano campionati anche se DC, però ce li avevano. Poi ha trovato qua nel loro pedigree. La ciliegina sulla torta di Verratti e di Sansovini. Ma il paragone l'abbiamo sempre detto, non so in quante salse, il paragone è improponibile. Prima della telefonata, Gianluca, qual è il tuo punto di vista? No, non sono d'accordo con te. Ci mancano pedine da B. La struttura, cioè è stata strutturata la squadra in questa maniera, secondo me alla fine uno ha i punti che si merita. Certo. Perché se Pescara avesse avuto, tra virgolette, fosse stato un pochino più attento, sì. Perché gli errori, ne abbiamo parlato spesso, soprattutto dei gol subiti e partite, punti buttati, circa 6-7 punti come minimo, il Pescara li poteva avere, però attraverso degli errori individuali ha perso, ha subito tantissimo. Se uno sbaglia uno o due volte, sì. Può capitare tre volte, però se diversi errori sono ripetuti, vuol dire che a livello qualitativo il giocatore, diciamo, tra virgolette, è mediocre. E quindi il Pescara a oggi, per me, anche se dispiace perché poteva avere alcuni punti in più confrontandosi con il Frosinone oppure il Palermo, sì. oppure il Bari, a livello di struttura di squadra qualcosina in meno. Assolutamente, sì, su questo insomma credo che sia un dato oggettivo, e lo diciamo a prescindere da qualche scelta, per carità discutibile, fatta da Zeman, perché insomma non è che stiamo... si può anche sbagliare. Si può anche sbagliare, qualche errore è stato fatto anche, sì, ma qualcosa poi... non ci ha convinto, ma in qualche scelta, cioè per esempio un Crescenzi che gioca bene una partita e poi va in panchina, ma è un discorso che è stato fatto anche per altri elementi. Ecco, qualche scelta discutibile che però ci può stare. Però in generale questa non è una grande squadra, come tanti hanno detto, lo stesso Inzaghi la vigilia di questa partita ha detto il Pescara è una squadra da Serie A, ha elementi in difesa per esempio di grande esperienza che tutti invidiano, come Stendardo, Campagnaro, no, ha parlato di Stendardo, Campagnaro e Bovo. Bovo 8 partite, Campagnaro ha giocato solo in Coppa Italia, Stendardo ha fatto 10 minuti. Ma quest'estate perché non se l'hai fatti comprare? No, infatti. Neanche uno ne ha chiesto di questi qua. Per carità, secondo Campagnaro è un ottimo giocatore, però purtroppo non è... Ma voglio dire, ma non si gioca con i libri di storia. Fisicamente, non si gioca con i libri di storia, si gioca col pallone e con le scarpette. Adesso noi vogliamo bene a Campagnaro, perché ci ha aiutato anche in situazioni critiche, però purtroppo nello sport il tempo è, diciamo, è un giudice implacabile. Assolutamente. E adesso paghi gli acciacchi di una carriera di prestigio, di livello mondiale. Ma lo stesso Bovo, che poteva essere il perno della difesa, ha giocato soltanto 8 partite, ha saltato gran parte della preparazione. Cioè, poi gli allenatori, secondo me, si divertono anche a dire queste cose. Inzaghi gli andava pure bene di dire così, come di metto le mani avanti, poi la squadra l'ha tenuta indietro. Intanto lui ha messo le mani avanti e la squadra indietro. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport. Pronto, buonasera, sono Stefano. Ciao Stefano. Ben risentito dopo tanto tempo. Sì, dovresti abbassare il volume del televisore, sì, completamente. Subito. Sì, grazie. Aspetta. Sì. Ho visto 2 minuti fa un post di un grandissimo allenatore, sì. Dei ragazzi che tu conosci molto bene, che fai con gli auguri di pronta guarigione a Bruno Pace. Sì, assolutamente, e ci associamo anche noi. Un grandissimo in bocca al lupo al mitico Bruno Pace, firmato Roccoterra, per una pronta guarigione. Questo è un grande allenatore. Se... Allora, volevo parlare un po' del Pescara. Allora,
Il mio punto di vista, io stasera non ho visto la partita, volevo, allora, da premettere che secondo me Pescara quest'anno non è, cioè quest'anno ci sono due o tre squadre tipo Bari, Frosinone, Palermo che sono un gradino più forte delle altre, secondo me fra poco, cioè al rientro del campionato prenderanno il largo e si giocheranno le prime posizioni di queste tre squadre. Poi volevo, riguardo al Pescara, secondo me è una buona squadra di giovani, però mister Zeman quest'anno, secondo il mio punto di vista, sta peccando un po', cioè di presunzione, nel senso che cioè il Pescara è una buona squadra, a centrocampo se rientra tutti gli effettivi fra Carraro, Valzania, Proietti, è un buon centrocampo. Lui dovrebbe puntare su determinati elementi, sì, tipo in difesa, per esempio Fornasier dovrebbe puntare su una coppia, fa giocare sempre gli stessi. Sì, ma Fornasera era infortunato. Lo so, poi ma ci arrivo, cioè io poi dico una cosa, io non riesco a capire dall'anno scorso, da pure da questa, cioè tutti questi infortuni. Cioè, mo, vabbè, a parte Proietti che è quell'altro che si è rotto il ginocchio, come si chiama l'ultimo? No, non è che si è rotto il ginocchio, no? Chiariamo bene, intervento di pulizia al ginocchio, no, Bovo, che era già sofferente da tempo. No, Bovo, Palazzi per esempio ha avuto un infortunio. Sì, Palazzi, vabbè, un infortunio di gioco. Proietti un infortunio di gioco, però... Sì. Però, cioè, tutti questi infortuni muscolari, tipo Fornasier, tipo gente, Lattelat, gente che, cioè, è possibile che a Pescara vengano giocatori che stanno intere stagioni fermi per risolvere i problemi muscolari. Abbiamo visto Girardino l'anno scorso, quest'anno Girardino miracolosamente è guarito, sta facendo, penso, benino alla Spezia. Sì, perfetto. Grazie Stefano, grazie per questa considerazione. Allora andiamo avanti, leggiamo qualche post e poi vorrei ascoltare anche Zeman, no? Una parte della conferenza stampa. Davide Mancini scrive: inguardabili, comunque 3 punti d'oro, speriamo nel nuovo anno. Fabio Ganzo: 28 punti con questo organico, sono grasso che cola, ne mancano 22 alla salvezza. Auguri a tutti. Rocco Terra, che salutiamo, un grandissimo in bocca al lupo al mitico Bruno Pace. È vero, noi ci associamo, vero Walter e Gianluca, no? Assolutamente. Assolutamente. Bruno ha voluto anticipare la sosta del campionato, però alla ripresa lo vogliamo qui. Torna, lo vogliamo lo qua. Vogliamo qui, assolutamente. Lo vogliamo qua. Davide Fornaro, troppo fregno, che cos'è? Non ho capito che cos'è. Pallone bianco-azzurro. Ah, ecco, bianca, sì, molto bello, assolutamente. Ringraziamo Davide Fornaro. Ce ne sono altri? Danilo? Vabbè, allora facciamo così. Ascoltiamo Zeman. Ascoltiamo Zeman. Come? Buonasera. Questa cosa. Lei si chiede ma io penso che non ha fatto male, anche se può fare meglio, però penso che la vittoria è meritata perché abbiamo fatto di più, costruito di più. Poi purtroppo in certe occasioni non riusciamo a leggere, nel senso se contropiede noi lo giochiamo per dietro, se andiamo sul chiuso andiamo a sbattere e bisogna capire le situazioni. Disamina opposta a quella del suo collega che ha detto Zaghi poco fa, primo tempo della finire 0-0 per il Venezia, abbiamo dominato, però siamo stati puniti da un gran gol di Valzani. Ma io un gol a pettinario lo darei, visto che era un'occasione facile. Non lo so dove hanno dominato, nel senso che loro difendono a 8 e lasciano 2 avanti che poi altri 2 li seguono. Sapevo che ripartivano in 4 e penso che abbiamo controllato abbastanza bene, tranne quel colpo di testa
che è nato da una situazione che noi avevamo 3-1 e l'abbiamo lasciato andare lì contro Fabiano. Mister, una delle costanti anche delle ultime settimane sembra anche la condizione fisica, cioè la brillantezza nel finale sia nel gestire partite complicate, perché quella anche di Ascoli nel finale è stata complicata, e insomma, una tenuta, e quella di oggi per poterla vincere, insomma, e essere riusciti a trovare un gol nel finale, quindi è anche un buon segnale in vista del girone di ritorno il fatto che le gambe siano a posto, no? Vabbè, ora dopo pausa dobbiamo ricominciare a lavorare sulla parte fisica, però a me in questo momento serve più fase tattica, nel senso che riuscire a leggere l'avversario, riuscire a capire le situazioni, perché secondo me non era difficile giocare oggi. Che cosa... Qual è l'errore principale che è stato commesso, a parte il fatto di interpretare situazioni di contropiede invece di gestione, perché abbiamo visto qualche uomo forse un po' sottotono? Non lo so chi era sottotono, nel senso che hanno corso tutti anche se non con continuità. E poi per giocare, ripeto, noi abbiamo terzini a destra e terzini a sinistra che dovrebbero giocare per arrivare, e noi purtroppo giochiamo e poi finiamo sui 16 metri davanti alla difesa loro che non si conclude. Questo è stato la conferenza stampa di Zeman, sul fatto che il Pescara abbia fatto meglio del Venezia, lui ha detto ha fatto meglio del Venezia, è stato più pericoloso, quindi la vittoria secondo Zeman è meritata. Però io mi vorrei soffermare su un altro aspetto che ha sottolineato l'allenatore Boemo. Lui dice che la squadra deve migliorare tatticamente, perché una partita del genere bisognava leggerla, anzi si doveva leggere con più semplicità, con più facilità. Era facile leggere una partita del genere? Sì, se vuoi vedere una squadra come quelle che piacciono a Zeman, è chiaro che la dovevi giocare diversamente. Però a quel punto io mi chiedo, com'è da che da qualche settimana in qua non fai cambi? Non torniamo al ritornello della rosa, non è adeguata. Perché quando vinceva 3-0 col Frosinone, i cambi li ha fatti. Quando vinceva 2-0 con la Salernitana, i cambi li ha fatti. Allora evidentemente anche lui adesso sta gestendo in maniera un po' diversa la parte tattica. Storicamente ci sono dei moduli fatti apposta per imbrigliarne altri, e il 3-5-1-1 con quell'uno che 99 volte su 100 si trasforma in una specie di disturbatore del play basso, con il centrocampo intasato e le fasce sempre presidiate. Se andiamo a riguardare il passato anche di Zeman, a me viene in mente la Juve Stabia, il Sassuolo, squadre che hanno messo in difficoltà il Pescara, anche che usavano questo modo di giocare. Poi non è detto che usi questo modulo e lo fai bene, lo puoi fare anche malissimo. Quindi voglio dire, tante cose lui dice vanno bene, dopodiché quello che non mi persuade quest'anno è il modo come poi lui ne trae le conseguenze. Io non avrei fatto certi cambi quando vinceva sul 3-0 o 2-0, cambiare un esterno d'attacco per un altro. Avresti fatto un cambio conservativo per stasera dire. Invece guarda un po', magari io la partita la perdevo, dico devo cambiare qualcosa, allora che faccio? Cambio centrocampo, metto un centrocampista più di corsa, non lo so, Canutè piuttosto che Koulibaly, porto Brugman un po' più dietro che è un po' più bravo a liberarsi del pressing, anche se poi il Venezia non è che gliene abbia fatto tanto. Però ecco, voglio dire, allora c'ho un pochettino più di qualità in partenza. Questa sera, al di là, secondo me, della buona prova del Venezia, ho visto una squadra organizzata, devo dire, meglio di tante altre squadre Però è anche vero, è molto organizzata, però un po' pavida. Venezia, Brugman prova decisamente. Ma perciò ti dico, c'ho Brugman lì che fa fatica. Allora, o lo tiro indietro e sfrutto la sua qualità nell'avvio di manovra, perché Proietti, poverino, dopo mesi di inattività, non è che avesse tutto questo ritmo che piace a Zeman. Secondo me, il buon Carraro, che pure ultimamente non aveva brillato più di tanto, qualche movenza in più, qualche automatismo in più lo aveva innescato.
Poi, però diamo anche tempo a Proietti dopo tre mesi e mezzo ai margini. La norma, allora di solito vediamo i giocatori al rientro che dopo un'ora, un'ora e dieci vengono avvicendati. Io questo mi aspettavo anche stasera, per cambiare qualcosa. Poi è andata bene, abbiamo vinto, io dico... come si dice, cavaldonato non si guarda in bocca, no? Allora, a me sta bene vincere in questo modo, perché questa squadra in maniera diversa difficilmente le vince queste partite. Però se c'era da cambiare qualcosa per avere una squadra più zemaniana, c'era da cambiare banalità. Il Venezia si sa che gioca in quella maniera. Diciamo, Inzaghi era un attaccante, però come impostazione di squadra è una squadra, attenta. Molto quadrata e molto attenta, quindi pensa moltissimo alla fase di non possesso palla, però oggi... Sono bravi a riorganizzarsi. Primo tempo hanno fatto un'ottima gara. Hanno giocato anche meglio. Per questo molte volte si dicono tante cose, poi bisogna non dimenticare che oggi tutte le circostanze, tutte, che durante una partita è difficile, perché il calcio di rigore non è stato concesso e 9 volte su 10, dopo se passi in svantaggio con una squadra come il Venezia, che non veniva subisce gol, da 5 pareggi, e tra l'altro, che poi non subisce gol. È la squadra che ha segnato di meno, però che ha subito meno gol. Quindi ti fa capire che una squadra... Quindi è andata di lusso? Secondo me è andata molto molto bene. È andata bene. Assolutamente. Sono d'accordo, d'altra parte giocherei un'altra 100 partite così per ottenere la vittoria per 1-0, assolutamente sì. Sarebbe il risultato perfetto. Però non sempre... va così in queste assolutamente partite. Allora, mezzanotte e mezzo, ci dobbiamo fermare per un'altra fascia, restate con noi. Eccoci qui, allora, mezzanotte e 35, dobbiamo ancora ascoltare una parte della conferenza stampa di Pippo Inzaghi, però direi di andare a leggere qualche post dei nostri amici in visione e all'ascolto, ricordando che il Pescara ha battuto il Venezia 1-0. Tra poco rivedremo anche la prodezza di Luca Valzania, ce la faremo commentare dall'ex calciatore, tra le altre squadre anche del Pescara, anche e soprattutto del Pescara, Gianluca Colonnello, perché merita di essere commentata la prodezza di Luca Valzania. Roberto Vadini, nonostante la vittoria, 87 minuti deprimenti, speriamo che il mercato porti qualcosa di buono. Poi andiamo avanti, questo che cos'è? Pescara Venezia, il biglietto di Curva Nord. Ciao Massimo, quando vado io si vince. Buon anno, buon anno anche a te Davide. Il modulo giusto. Poi Francesco Marchionne, buonasera, tre punti sofferti come sempre, spero che Valzania resti, ha fatto anche un gol fantastico, sempre forza Pescara. Sì, perché Valzania è al centro di voci di mercato, lui di proprietà dell'Atalanta, sembra che l'Atalanta lo voglia girare al Carpi, però credo che sia difficile, no? Abbiamo sentito anche il presidente Sebastiani ieri, insomma, secondo Sebastiani Valzania non si muoverà da Pescara, staremo a vedere quello che succederà. Fabio Pelagatti, ci vorrebbero 2 o 3 giocatori di spessore al Pescara per fare il salto di qualità nel girone di ritorno, un saluto a Massimo e a tutti gli ospiti, grazie Fabio, ricambiamo con affetto. Questa vittoria, scrive Luca Viola, per Bruno, assolutamente sì, grazie Luca per questo messaggio. Poi Antonio Caprio, buonasera, io credo che Mancuso non sia ancora pronto per questo campionato, l'unica nota positiva, il gol contro il Foggia dopo il nulla, molto meglio nella ripresa, ma insomma, a dire il vero, Mancuso ha fatto altre buone partite. Certo è che nell'ultimo mese e mezzo, effettivamente. Ma Baez ha giocato 10 minuti. Baez ha giocato 10 minuti. Però Mancuso, al di là del gol col Foggia, ha fatto altre buone partite quando è rientrato dall'infortunio. Effettivamente si è non un po' smarrito nell'ultimo mese e mezzo. Cambia la partita, sembra così, effettivamente. Erano importanti 3 punti, scrive Angelo D'Amico, magari 10. 1-0 così, come avete detto poc'anzi, all'unisono tu e Gianluca. Santoro Caliendo, ciao Massimo, ma è possibile che dobbiamo sempre penare ogni partita? Oggi avrei levato nel secondo tempo anche Pettinari, non ci ha messo una nota e avrei fatto entrare Cappelluzzo, che però non c'era. Comunque sempre forza Pescara, no? Perché chiaramente erano tante le assenze e Cappelluzzo... Cocco poteva entrare. Cocco, sì, c'era Cocco in panchina. Che è il miglior centravanti per Zeman. Sì.
E poi, anzi, ce lo auguriamo, anche perché insomma, stiamo parlando comunque di un giocatore importante in Serie B. Poi andiamo ancora avanti, la vittoria è quello che conta, Davide Fornaro. Poi Junior Regno Caliendo, l'ultimo gol del Pescara sul calcio d'angolo, c'era Badoglio in tribuna, pazzesco. Poi ancora, ecco, come ti spieghi, Gianluca, tu da ex calciatore, effettivamente sugli sviluppi di calci d'angolo il Pescara non riesce ad incidere. È una questione anche di caratteristiche della squadra, perché insomma non è che abbia tutti questi giocatori prestanti dal punto di vista fisico. No, io ho giocato con Giovanni Tedesco, che non era tanto alto, sì, però a fine campionato faceva quei 6-7 gol in A e B, sempre. Sugli sviluppi di calcio d'angolo? Assolutamente, su calci piazza era terribile, era immarcabile. Che ti ruba il lo tenevano, lo tenevano. Io dopo ho giocato contro di lui, l'ho marcato e fece gol lo stesso. Io sapevo i movimenti che faceva, però ce l'aveva, era una sua caratteristica, quindi non dipende dalla prestanza fisica o da altro, dipende di andare a saltare e di essere determinato a fare certe cose. Anche se poi insomma non si mette mai la palla in mezzo, ormai abbiamo capito come lo schema di Zeman non prevede il pallone in mezzo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, soprattutto palla a terra, si cerca sempre l'imbucata, no? Però diciamo, oltre l'imbucata si possono, se ad esempio certe non si riesce, mi chiedo perché come si chiama lì, Coda o Perrotta vanno giù, forse per cercare di distrarre l'avversario, tanto noi lo sappiamo, la palla non arriva, calcio mai d'angolo, passa all'uomo vicino, poi all'uomo sul limite, sì, però, poi o palla dietro o palla che torna sulla fascia. Sì, ma molte volte oltre a questo esistono anche i calci d'angolo normali, sì, e può darsi se non si vanno a... c'era un allenatore che ne faceva tantissimi, tantissimi schemi, 33 si diceva. Maurizio sa. No, ma alcuni sono... L'anno di Pescara non ne abbiamo visto neanche uno. No, sto dicendo, no, però mi hanno detto qua. Ma alcuni. Ognuno c'ha dei movimenti sui calci. Mi ricordo per esempio Baroni a Lanciano. Bravo. Sfruttava benissimo le palle in attivo. Bravo. Sì, però molte volte si può tornare anche all'antico. Sì, cercare la palla lì nel mucchio, magari. Non nel mucchio, ci sono movimenti, sì, perché vabbè, ti devi saper muovere. Però, diciamo, non la facciamo. Però cioè, dipende nel calciarli bene ed andare dentro in maniera determinata. Se non si segnano gol, vuol dire che si va dentro in maniera. Però in effetti di colpitori di testa, diciamo, marcata, specializzati, o comunque questa squadra francamente non abbiamo grandi capacità, francamente non ne vedo, bisogna essere onesti, grandi colpitori di testa. Andiamo ancora a leggere qualche altro messaggio, 00:41, stiamo per ascoltare anche Pippo Inzaghi, almeno un minutino. Buonasera a tutti, Fabrizio Santeosanio scrive: buonasera a tutti, per me la notizia più importante è che questo tragico 2017 della Pescara Calcio è finalmente finito, 8 vittorie sul campo da terza categoria, ora mercato e torniamo a essere grandi, forza Pescara e buon 2018 a tutti. In realtà non togliamo le vittorie al Pescara, ne sono 9, non 8 almeno, insomma, almeno in campionato sono 9, 2 da gennaio a maggio, l'infausta stagione in Serie A, e 7 in questa prima parte di campionato in Serie B. Buonasera a tutti, Angelo Desse, vorrei chiedere al nostro presidente Sebastiani di riunire la squadra e visionare il Pescara del 2012, così da poter trasmettere il modo di stare in campo, la mentalità di gioco, la giusta grinta e concentrazione, poi ogni giocatore per il suo ruolo, come muoversi negli schemi del mister che portavano quella squadra con facilità al gol e a vincere molte partite. Vi ringrazio, però insomma anche qui si commette l'errore di fare dei paragoni che francamente mi dispiace, Angelo, io non sono d'accordo, sono improponibili, soprattutto per la qualità degli interpreti, diciamola tutta, questa squadra, di questa squadra si può dire tutto tranne che sia zemaniana. Ma anche noi sappiamo come giocava Verratti. Certo. Il fatto che saperlo poi... Infatti...
che poi insomma a sprazzi in questo giorno di andata si sono viste anche delle buone giocate, però solo a sprazzi, per esempio a Cesena, mi viene da ricordare i primi 30 minuti della ripresa, davvero un gran Pescara è stato, ma sono state poche le altre occasioni in cui abbiamo visto un gioco, no, zemaniano, palla a terra con incroci, tagli, verticalizzazioni. Purtroppo è così, insomma, quindi bisogna fare, come dire, di necessità virtù. Andiamo ancora a leggere qualche altro post e poi sentiremo Pippo Inzaghi. Buonasera a tutti, volevo chiedervi se almeno voi potete spiegarmi, scrive Camillo Vanni, il perché Zeman fa giocare sempre Mazzotta, uno o due partite. Mazzotta, errori madornali sui passaggi, anche facili, cross non pervenuti, orrori difensivi a volontà. Ogni volta che porta palla, palpitazioni di cuore, perché con il suo solito errore fa ripartire gli avversari. Grazie sempre, Forza Pescara. Buon anno a tutti. Devo dire che oggi Mazzotta ha tenuto Una ne ha sbagliato. Ha tenuto molto la posizione nel primo tempo. Semmai Pescara ha subito sulla dalla fascia destra del Pescara, con Crescenzi, Valzania e Mancuso, che probabilmente non hanno fatto un buon filtro, però insomma i pericoli veri sono arrivati sulla destra del Pescara e non sulla sinistra. Sì, siete d'accordo? Assolutamente. Sì, assolutamente. Cioè oggi Mazzotta non mi pare che si sia ma voglio dire, sia da imputare a Mazzotta, chissà che non so se lo spettatore della mia generazione o è più giovane. Voglio dire, i Cabrini, i Maldini, per poi venire ai contemporanei, non è che nascono tutte le settimane e stanno in tutte le squadre. Mazzotta in Serie B è dignitoso. Certo, se io fossi il patron del Manchester o anche del Milan, non penserei a Mazzotta come primo acquisto per gennaio. Però mi venite a dire che in Serie B ci stanno 15 persone meglio di Mazzotta, non sono d'accordo. Poi magari tocca anche mettergli insieme un reparto, che se lui fa il terzino che assalta, bisogna che qualcuno vada a coprire le sue spalle. Io non voglio far pronunciare in merito Gianluca, perché il ruolo era lo stesso. Ma lui non era un Mazzotta, lui aveva caratteristiche abbastanza diverse, sapeva fare anche la fase d'attacco, ma era un calcio. Però mi pare che oggi Mazzotta, e siamo d'accordo, non mi pare che si sia macchiato di gravi omissioni. Il dito su un singolo stasera, faccio fatica a indicarlo, in diversi non hanno brillato. Lo stesso Brugman non era stato il solito, però poi vai a riguardare il film della partita e vedi che se Pescara ha fatto poche cose buone è perché poche cose buone ha fatto Brugman. Quindi ci sono delle cose molto collegate. L'ultimo segnato di testa è stato di Campagnaro, se non ricordo male, a partire con la Sampdoria dello scorso anno in casa, se non vado errato. Non so se poi ce ne sono stati altri, adesso in amichevole li ricordo. Campionato sinceramente devo andare a rivedere. Igor Farini, buonasera Massimo, a te e tuoi ospiti, sono molto contento per questa vittoria, chiudiamo l'anno con 7 punti in 3 partite, guardiamo il lato positivo. Poi voglio chiudere con la mia speranza di non vendere Gaz, che è un buonissimo attaccante. Un saluto a Massimo e gli altri in studio. Massimo, puoi fare i miei saluti a Bruno Pace? Come no, ci mancherebbe, ci tengo molto, grazie, buon anno a tutti, buon anno anche a te Igor. Beh, io credo che invece Gans lasci Pescara, perché mi pare che ormai è nella logica. Beh, insomma, è nella logica delle cose. Non è andato via Zeman. Assolutamente. Beh. Assolutamente, perché a oggi la realtà è questa. La realtà è questa e purtroppo non ha avuto la possibilità di giocare in maniera continuativa e per un giocatore come lui e anche penso per la società ha giocato in totale credo 82 minuti, 90 al massimo in questo girone di andata. È incredibile. Cioè, mi sembra un'ottantina di minuti. Io ho la netta sensazione che Gans sia stato bocciato alla prima amichevole estiva, dove ha giocato 20 minuti. Ora, magari sto dicendo la più grossa fesseria dell'anno e chiedo scusa al ragazzo che merita attenzione e rispetto, perché comunque una vera chance non l'ha avuta, però la sensazione mia netta è che non è stato mai nel centro dell'attenzione di Zeman. In certe situazioni abbiamo visto Cappelluzzo esterno
che ti dice che lui non vede in questa rosa, neanche nelle momenti di difficoltà, un'alternativa migliore di pettinare la mezza a Bari, Cappelluzzo fermo. Allora magari uno si aspetta, se entra Cappelluzzo entra in mezzo, metto uno che si muove. Io all'inizio pensavo, devo dire onestamente, speravo che Zeman provasse a farli giocare insieme Pettinari e Ganz, sì, uno dei due esterni. Io pensavo che si potesse adattare anche Ganz, ma Pettinari ci ha giocato esterno, perché onestamente non mi convincevano gli esterni fin dall'inizio, ma devo dire più quelli della fascia, sì, destra. I Del Sole e Mancuso a me non mi hanno mai entusiasmato. Però, per questa squadra, perché Del Sole, sì, è un ragazzo che ha dei numeri eccezionali, ma in questa squadra non riesco a vedere. Allora pensavo, proverà a farli convivere. Non ci ha mai provato. Allora, no, di che oltre, ci stiamo parlando? È la situazione che è strana, perché è un attaccante costato molto. Bravo. Però si è giocato 1,8 milioni in tre anni. Sì, si è giocato così per niente. No, effettivamente la cosa che è molto dura, cioè sì, molto dura, perché ne parlavamo, certo, durante il campionato c'erano delle situazioni. Avrebbe meritato, sì, una chance, questo sì, sì, perché poi oltre... Tra l'altro, insomma, è un po' una cosa strana, perché nella stagione migliore di Pettinari si parla di Ganz, no? Si è parlato spesso di Ganz, e questo è un po' strano. No, ma ci sono, però, delle ci volte... ci sono state delle partite in cui, sì, anche perché Pettinari ha segnato 12 gol, però concentrati in 7-8 partite, e quindi, insomma, avrebbe meritato sicuramente una chance. Però c'è anche l'allenamento, evidentemente, le sedute di allenamento... E lì perciò ti dico che lui, secondo me, è stato bocciato... Sì. Prima del campionato. Io penso perché che... non lo ha convinto negli allenamenti. Io, questo, adesso... io gli allenamenti non li ho seguiti, non li posso giudicare. Ma io li ho visti talmente va poco. Bene, va bene pure, no, va bene anche se uno l'allenamento, sì, o sì, lavora, non lavora come si è. Però 80 minuti... No, no, sono, sì, d'accordo. Anche avrebbe tutto l'allenamento. No, no, siamo d'accordo, avrebbe meritato almeno una chance. Anche 20 minuti a partita, non so, quando magari Pettinari non la vedeva, perché è successo pure. E purtroppo non gli è stata concessa. Nell'ultimo periodo l'impressione è che si sia un po' chiamato fuori il ragazzo. Perché... Sì, vabbè, ma quando l'allenatore perché quando Zeman dice, ma questo no, dice ecco, che esatto, dalle lastre non risulta esatto, niente. Certo. Cioè, ci manca poco lastre, che cita Molière, no? Sì, dire, sì, Zeman ha detto proprio questo. Siccome negli ultimi tempi Ganz ha accusato un problema alla pianta del piede, però Zeman ha detto in conferenza stampa non più tardi di 2 settimane fa. Eppure dagli esami non risulta nulla. Non lo so. Quindi dobbiamo credere al ragazzo. No, che sta male. Non al medico, al ragazzo. No. E quindi voglio dire, è un rapporto che non c'è. Non c'è, sì, più. E adesso voglio dire, per il bene di tutti e tre, Zeman, certo, Ganz e la società, che oltre ad avere interessi di campionato c'è anche patrimonio, il patrimonio Ganz da tutelare. A gennaio, se non è andato via l'uno, assolutamente, è giustissimo. Intanto saluterà Pigliacelli a breve, quando si riaprirà la lista, sessione invernale il 3 gennaio. C'è già l'accordo con la Provercelli, tra l'altro un ritorno di Mirko Pigliacelli, classe 93 alla Provercelli, dove ha fatto benissimo 2 stagioni or sono, 39 presenze da protagonista nel club piemontese, prestito con obbligo di riscatto alla prima presenza per la somma di 300.000 euro. Ci dobbiamo fermare per l'ultima volta, restate con noi. Eccoci qui, allora, 00:55, andiamo ad ascoltare Pippo Inzaghi, circa 30 secondi, e poi chiuderemo con il gioiello di Valzania che commenterà Gianluca Colonnello. Lui ha segnato così, io feci un gol da 30 metri ma infatti vi ricordavo di destro quello, sotto l'incrocio, ma non con la maglia, col Castel di Sangro, quindi l'anno prima che arrivasse a Pescara, l'anno della promozione, quindi 94-95, sì, perfetto. Andiamo ad ascoltare Pippo Inzaghi, un minuto. Buonasera, Paolo De Carlos. C'era. Allora cominciamo dall'analisi di questa partita, questa sconfitta che sembra incominata, insomma, per come è andata la storia così dei 90 minuti. Sì, sì, faccio fatica a commentare questa gara, sinceramente. Dopo Foggia ci siamo ripetuti e qui dobbiamo crescere, perché è inutile dire che abbiamo dominato, l'abbiamo visto tutti. La partita doveva finire 0-3 nel primo tempo, però
se sbagliamo gol nell'arietta piccola, clamorosi, e poi le partite abbiamo concesso al Pescara, che è una squadra secondo me molto forte, su un nostro retropassaggio momenti mettiamo Mancuso in porta e il tiro di Valzania. Più di così non riesco neanche a arrabbiarmi, insomma, non so cosa dire. Se veniamo in trasferta creiamo 5-6 occasioni da gol, non facciamo gol, siamo padroni. Il secondo tempo il Pescara si è ritirato indietro e avevamo in mano anche il gioco. Partita difficile da commentare, dobbiamo crescere e crescere, perché qualcosa sbagliamo, perché se a Foggia, a Pescara dominiamo e non vinciamo, dobbiamo crescere in questo, però probabilmente abbiamo una squadra giovane con tanti giocatori che devono fare questo ulteriore passo. Sicuramente non dobbiamo abbandonare il nostro modo di giocare, la nostra sfrontatezza, perché stasera comunque abbiamo dimostrato di essere una squadra importante, però dobbiamo sicuramente colmare i nostri limiti, perché queste partite non si possono neanche pareggiare, ma addirittura l'abbiamo persa. Abbiamo dunque ascoltato Pippo Inzaghi, giustamente comprensibilmente rammaricato, però anche aggiunto: quando si sbagliano gol così elementari, la colpa non può che essere la nostra. Quindi insomma è stato molto onesto, credo, nella disamina, no? Sì, sì, ha detto, hanno avuto delle occasioni importanti, occasioni. Se avessero segnato gol sarebbe finita in maniera differente. Assolutamente. Però non ha giocatori alla Inzaghi. Esatto. Quindi... Tra l'altro Inzaghi, questa è la curiosità, quando giocava nei primi anni di carriera realizzò due doppiette all'Adriatico con la maglia del Verona nel 93, 0-2, era la prima panchina di Scoglio col Pescara. Sai che ce ne fece Scoglio. Pure tre a Verona. A Verona non lo so, però all'Adriatico due doppiette, nell'ottobre del 93, prima panchina di Scoglio, compianto Franco Scoglio, che esordì con una sconfitta 0-2, e poi nel marzo del 1995, quando indossava la maglia del Piacenza, lui è di Piacenza, Piacenza di Cagni, che poi vinse il campionato, 2-1 il verdetto finale, il Piacenza si impose 2-1, doppietta di Inzaghi e gol di Federico Giampaolo per il Pescara, era il 1995. E meno male che oggi era in panchina. L'unica cosa questo un po' viene da dire questo, no? L'unica cosa che non condividi quello che ha detto è che il Venezia è una squadra giovane. No, Venezia assolutamente. Non è una squadra. No, qualche ragazzino ce l'ha in banchina, in campo ci avevano un 95. Sono d'accordo con te. I giovani sono quelli, diciamo, che dovrebbero avere gli under 21, no? Era molto arrabbiato, era. Era molto deluso, molto. Lo capisco, però la sua squadra c'ha un Il più giovane era Audero 97 e poi Pinato 95. Tutti gli altri erano. No, Audero è 87, se 97. 97. Beh, 87 sta in pensione. Allora ho sbagliato a scrivere. Beh, oggi hai fatto qualche errore di troppo. No, io ho letto sulla formazione c'è scritto 87. Ma è un 97. Anche perché è proprietà ma Juve. Ma infatti a me qualcosa non mi tornava. No, però dice che c'ho 87 anni. Al netto di Audero, che è un errore di chi ha stabiliato qua, degli altri, insomma, forse stasera era più giovane il Pescara, come sì, assolutamente, età media, assolutamente. Quindi su quel punto non sono d'accordo. Ma ha detto delle cose condivisibili, cioè una squadra con un attaccante d'area vera, stasera nel tipo Caputo. Nei 20 metri, uno che sbaglia, quello che ha sbagliato il Venezia stasera va a cercare guai. Assolutamente. Allora, no, le date di nascita che sono importanti: Audero 97, io vado a memoria, Andelkovic 86, bravo. Modolo 1989, Cernuto 92, Bruscagin 1989, Bentivoglio 85, Pinato 95, Garofalo 84, Marsura credo 94. Garofalo 82 e Marsura 94. Garofalo è dell'84. È sbagliato. Cioè, questi fanno gli imbrogli che si fa al settore giovanile. Sulla distinta mettono gli anni sbagliati. Per Serie B non e Moreo 1993 ha giocato nel Teramo due stagioni or sono. Tra l'altro compagno di squadra di Perrotta nel Teramo di Vivarini, stagione 2015-2016. Tra l'altro era molto interessante anche sulla fascia destra, quindi sinistra del Venezia, il duello tra Garofalo e Crescenzi, che hanno giocato insieme nel Bari nella stagione 2011-2012. Dire, Crescenzi era il terzino destro e Garofalo il terzino sinistro. Il Pescara stasera, con degli anni 80, aveva solo Coda.
Sì, esatto. Aveva solo Coco. Solo Coco. L'età media era nettamente più bassa quella del Pescara. Assolutamente, sì. Quindi non è una questione di mestiere. Forse voleva di dire una matricola che viene dalla Serie C, quello magari. È un ragionamento. Quello è un ragionamento, esatto, che è più condivisibile, magari. Anche perché, per esempio, lo stesso Gheco, classe 82, ha giocato nel Brescia, nell'Udinese. Insomma, voglio dire, è un giocatore che si conosce. È entrato in corso d'opera, che ha avuto una grande opportunità sullo 0-0, tre minuti prima del gol partita di Valzania, che andiamo a commentare. Siamo addirittura d'arrivo, in chiusura poi una sorpresa per Gianluca Colonnello, ma intanto commentiamolo questo gioiello di Luca Valzania, 41esimo del secondo tempo. Purtroppo non abbiamo tutta l'azione, perché è stato molto bravo nella circostanza Cristian Capone, che ha abbozzato un numero, aveva fatto anzi un numero sulla fascia, poi si è fermato, ha alzato la testa, ha appoggiato per la corrente Valzania, che si è liberato approfittando anche di una scivolata di Zigoni, del suo dirimpettaio, appunto Zigoni è entrato in corso d'opera. Forse lui lo ha aiutato a scivolare. Sì, probabilmente è stato anche lui a disorientarlo con una finta. Gran destro, poi insomma quello ce l'ha nelle sue corde, non c'è dubbio alcuno. Aveva già segnato un grandissimo gol con la Ternana, ad evitare una sconfitta. E ci aveva provato un paio di volte pure stasera. Esatto. Allora, non so se riusciamo a vedere il gol di Luca Valzania proprio nel finale della partita Pescara-Venezia 1-0. Pescara che ha così conseguito il settimo successo stagionale, il secondo consecutivo in casa, non era mai successo, senza subire gol. Eccolo qui che c'è da dire su questo gol, Gianluca? Grande coordinazione, potenza, che sì, c'è? Sì. Ha fatto un grandissimo gol, aveva tutta la porta aperta, ha potuto anche prendere la mira e piazzarla, bel movimento, perché l'errore è scivolato, il dirimpettaio è scivolato, perché è stato bravo proprio a prendergli il tempo. Sì, è stato bravo, l'altro doveva avere una posizione differente, esatto, è andato giù perché ha fatto un movimento sbagliato. Però grandissimo gol, tiro assolutamente imparabile il pur bravo Audeo. Ma ne potrebbe fare diversi, perché ce l'ha. Dovrebbe essere più coraggioso, cercare appunto ad arrivare là, prendere coraggio e provare più volte, perché ce l'ha. Lui può segnare quei 6, 7, 8 gol. Diciamo che questo è un altro aspetto poco zemaniano, no? Cioè i tiri da fuori. È vero che Zeman c'entra con i giocatori, ma vince le partite. Però ecco, avere un giocatore che ti consegna questa variante è una poi ecco ti premia, perché assolutamente. Se togli Brugman, forse tra l'altro Valzania inopinatamente escluso ad Ascoli, poi è entrato nel secondo tempo, e lì chiaramente ci sono state critiche, secondo me giustificate, no, nei confronti di Zeman, perché Valzania stava andando bene e mi rimetti Koulibaly. Chiaramente lì, no? Che in corso di campionato, in stagione, più di una volta cacciato un minuto dopo un errore. Assolutamente. Anche nel primo tempo, Koulibaly è stato cacciato addirittura tre minuti dal riposo. Assolutamente. Aveva commesso due errori plateali, però a tre minuti dal riposo un ragazzo, secondo me, cioè non ho studiato a fondo psicologia, ma non credo sia una gran bella mossa un ragazzo toglierlo tra assolutamente minuti. Allora, siamo in chiusura, infatti c'è scritto chiudi, è proprio l'imperativo del nostro Danilo Cinquino, però facciamo vedere Gianluca Colonnello, 1995, quando è arrivato a Pescara, non so se era estate, però adesso vedremo, perché credo di sì. Ecco qui, guardate. No, questo è fratello, questo è scherzato, dai. Un'altra persona, no, va bene, eri tu, un po' più magro, dai, molto più magro. Dai. Porca miseria. 20 kg fa, 20 kg fa. Proprio un calciatore. Come ecco, giovane. Guarda un po'. E questo è il giovanissimo Morgan De Sanctis. Aveva 18 anni all'epoca, perché è un 77, 18 anni, Morgan De Sanctis. 20 kg. Guardate un po'. Ragazzetto. Con sbarbatello. Ragazzetto Morgan. E questo è l'omaggio che ti abbiamo voluto fare, naturalmente anche a Morgan De Sanctis. La mia Opel Tigra rossa. Ah, era l'Opel Tigra, vedi? Sì, sì. Poi vabbè, sono arrivate le fuoriserie, dopo. Dopo. Va bene. Ce le siamo guadagnate sul campo. Bravo. Io la mia non l'ho ancora ritirata, però ce le siamo guadagnate sul campo. Perfetto, allora siamo in chiusura, ricordiamo adesso la sosta, quindi il mercato dal 3 gennaio, Pescara sicuramente farà qualcosa, l'imperativo è sfoltire l'organico, come ha sempre detto Zeman, chissà se ci riuscirà il Pescara in questa sessione invernale, se non ci è riuscito a luglio sarà ancora più difficile a gennaio, staremo naturalmente a vedere. E
poi si riprenderà il campionato il 20 gennaio, sabato 20 gennaio, trasferta di Foggia, oggi quarta sconfitta interna per il Foggia di Stroppo, una squadra indecifrabile, ha vinto solo una volta allo Zaccheria, alla nona giornata 2-1 sul Perugia, ma ha vinto di più in trasferta, quattro vittorie esterne, insomma una squadra indecifrabile. Ne parleremo nel corso di queste settimane. Grazie a Gianluca Colonnello, naturalmente. Grazie. Auguri buon anno ad entrambi. Grazie a Walter Nerone. A voi, buon anno a tutti e soprattutto a Bruno. A Bruno, assolutamente. Un caldissimo abbraccio all'amico Bruno Pace. Grazie a Danilo Cinquino, buon anno alla nostra regia, capitanata appunto da Danilo Cinquino, e soprattutto buon anno a tutti voi. Grazie e buonanotte.